Il tesorismo è quell'attività svolta dai cercatori di tesori che si dedicano alla ricerca e al recupero di oggetti di valore, antichi reperti, tesori nascosti o relitti sommersi. Questa pratica da sempre ha affascinato l'immaginario collettivo ed è sempre associata ad avventure legate a leggende, miti, eventi storici, archeologia, storia o folklore. Alcuni esempi famosi riguardano la scoperta del tesoro di Tutankhamon nel 1922, quando l'archeologo britannico Carter fece la scoperta straordinaria della tomba intatta di Tutankhamon, un faraone egiziano dell'antico Egitto. All'interno della tomba furono trovati preziosi gioielli, manufatti e tesori sepolti con il giovane faraone. Così come la scoperta del tesoro di Priamo o di Troia, oppure la leggenda del tesoro di El Dorado, presumibilmente situato nella foresta amazzonica del Sud America e mai trovato, o il tesoro che si crede sepolto nell'isola di Oak Island. In questi ultimi anni furono scoperti tesori nei relitti di navi in fondo al mare, come quello dell'anno scorso, il 2022, del tesoro del galeone San José affondato nel 1708. Questa nave da guerra faceva parte della flotta spagnola e trasportava un inestimabile carico di tesori, gioielli e preziosi manufatti delle Americhe diretti verso la Spagna. Il valore del tesoro ritrovato monterebbe diversi miliardi di dollari. Al tempo di Gesù, molte persone ricche che per vari motivi dovevano lasciare o fuggire dalle loro case, non potendo trasportare le loro ricchezze, le seppellivano nei loro campi nella speranza di ritrovarle al loro ritorno. Il Vangelo di oggi ci parla proprio del ritrovamento fortuito di uno di questi tesori da parte di un uomo che, dopo aver scoperto un tesoro nascosto, vende tutto per comprare quel campo. Se quell'uomo non avesse scoperto il tesoro, la sua vita sarebbe continuata normalmente nella sua routine. Ma dopo la scoperta, ecco che tutto cambia, si mette in movimento, prende iniziativa, corre dei rischi, sapendo però che ne vale la pena, e cioè comincia a vivere in pienezza. E noi abbiamo trovato il nostro tesoro? C'è qualcuno o qualcosa che ci mette in movimento, ci appassiona, ci spinge anche a fare dei sacrifici per salvare il nostro tesoro? Questo chi o cosa riguarda il nostro tesoro esteriore. Ma c'è un altro tesoro prezioso, che è quello interiore. In ognuno di noi giace un tesoro nascosto che dobbiamo riportare alla luce. Vogliamo approfittare della ricchezza che è in noi o lasciamo il nostro tesoro ancora per altri secoli in fondo al mare? Invece di essere avventurieri impegnati nella ricerca continua di tesori, preferiamo passare per delle vittime rassegnate di fronte a un mondo crudele che non ci comprende. E così continuiamo a lasciare il nostro tesoro interiore addormentato in fondo al mare della nostra vita. Ma non c'è niente di più inutile di un tesoro che non viene mai scoperto. Sarebbe come uno strumento musicale che non viene mai suonato, un libro che non viene mai letto. Anche riguardo a Dio possiamo dire che Lui è un tesoro in sé che non ha bisogno dell'uomo per essere Dio, ma Lui stesso ha voluto essere un tesoro che venisse scoperto e per questo ha creato l'uomo. Noi però siamo sempre così distratti, lontani, cinici. Si dice che chi trova un amico trova un tesoro, ma se noi troviamo un tesoro non ci importa più nulla dell'amico. Oppure diciamo che dei consigli preziosi valgono più di un tesoro, ma noi preferiremmo qualche aiuto monetario piuttosto di tanti consigli preziosi. Per concludere, nelle profondità della terra o negli abissi dei mari ci sono ancora innumerevoli tesori che forse non verranno mai scoperti.
Il mondo finirà e con lui tutte quelle ricchezze immense andranno perdute per sempre. Noi però non andremo perduti, neppure un capello del nostro capo si perderà. I vari galeoni di San José, che con i suoi tesori dal valore dei miliardi di euro rimarranno qui su questa terra, scompariranno con essa. Noi invece solcheremo le onde del mare infinito di Dio.